Il tempo scorre inesorabile, non puoi fermarlo, ma la memoria dei nonni è lì, intatta, a custodire parole e ricordi di un tempo lontano. Con loro riscopri le emozioni del passato e rivivi l'esperienza del presente. Nei racconti dei nonni ci sono frammenti di storia che i libri non racconteranno mai. Un nonno per un bambino per un nonno. È così che ancora oggi conosciamo alcune storie popolari del nostro paese. Infatti, uno dei passatempi era quello di radunarsi vicino ad un cammino scoppiettante a raccontare storie e leggende. E noi, oggi, siamo qui per narrarle una, la leggenda del drago. Si racconta di un terribile drago che nei tempi passati viveva vicino al fiume Agri, divorando uomini e bestie, ed un valoroso principe che lo uccise, mozzandogli la testa con un colpo di spada. Più in alto di Sant'Arcangelo esiste ancora una chiesa, dove sono conservate le corna di un drago, che infestava nei tempi antichi la regione. Questo drago abita in una grotta vicino al fiume Agri e da lì si spostava alla ricerca di uomini e bestie per soddisfare la sua fame. Riempiva le terre del suo fiato pestifero, rapiva le fanciulle, distruggeva i raccolti, uccideva senza pietà chiunque incontrava. I contadini avevano tentato di difendersi, ma inutilmente. Non erano in grado di opporsi a tanta bestiale potenza. Ridotti alla disperazione, decisero di rivolgersi al più potente signore di quei luoghi, il principe Corno di Stigliano. Il principe, informato della tragica situazione, non ebbe esitazioni. Non dovrete più temere questo orribile mostro, disse ai contadini. Lo affronterò e lo ucciderò. E subito dopo salmò di tutto punto. Salì sul suo cavallo, secò alla grotta del drago per sfidare in battaglia. Ma la forza del drago era immensa e la spada del principe pareva impotente di fronte a essa. A un certo momento il principe stava quasi per darsi alla fuga quando le apparve, vestita di azzurro, la Madonna. Principe, non ti arrendere. Lo incoraggiò la Beata Vergine. Continua a lottare, confida nelle tue forze, dallo soccorso. A questa visione, a queste parole, l'animale del principe si centuplicò ed egli permise di avere la meglio. Uccise il drago ammazzandogli la testa con un possente colpo di spada. Ora bisognava ricompensare il principe per il servizio reso e di conseguenza gli apprendisti d'arcangelo si radunarono per prendere una decisione. Essendo uomini avari, astuti, concordarono che, dal momento che il drago abitava vicino al fiume, era una bestia d'acqua e quindi il principe doveva prendere come ricompensa il fiume e non le terre. Offrirono perciò al principe il fiume Agri ed egli lo accettò. I contadini credevano di aver fatto un buon affare e di aver così ingannato il loro salvatore, ma avevano fatto male i loro conti. Infatti, l'acqua del fiume Agri serviva a irrigare i loro campi e, da allora, bisognò pagarla al principe e anche ai suoi discendenti. Il drago della leggenda altro non sarebbe una rappresentazione simbolica del fiume, in quanto tra il drago e il fiume si possono trovare delle analogie sorprendenti. Il drago, infatti, può essere lungo e sinuoso come il percorso di un fiume. Impetuoso e travolgente come una piena. Vorace e letale come la corrente dell'acqua, pestifero come l'aria di Capalbio.
Quando i nonni raccontano le storie del passato, c'era una volta un meraviglioso castello. I Della Marra e Carafa furono le prestigiose famiglie che l'abitarono. Oggi, purtroppo, del bel maniero non restano che ruderi. Tu ascoltale e sentiti sempre un bambino fortunato. Ieri e oggi sono i giorni che preparano il domani, da tenere stretti stretti fra le tue mani.